tagliamo, ecco qua. Bravi, bravi. Valdo di Bonaventura ha inaugurato la sede elettorale qui lungo Corso San Giorgio. Beh, campagna elettorale era già iniziata, però adesso c'è questa sede disponibile alla gente. Assolutamente, bisognava aprirla, anche perché poi daremo di... comunicheremo che un giorno a settimana sarò qui per ascoltare i cittadini. Inizia un nuovo percorso, speriamo che porti a risultati importanti, comunque il risultato più importante è contribuire alla vittoria di Luciano Ranieri. Quello è il mio obiettivo, una persona che stimo e apprezzo, che conosco da tempo e sono convinto che potrà far bene per la nostra regione. Quindi da lì si parte, lavorare, impegnarsi per portare la vittoria a Luciano Ranieri. Quello deve essere il primo obiettivo, forse qualcuno se ne dimentica, ma quello deve essere il primo obiettivo. Come sono gli umori di questi giorni? Che campagna elettorale sta vivendo? Ma io per il momento vedo una campagna spinta da parte del centrodestra, poi sento dire certe cose, continuiamo a crescere, ma mi sembra che la situazione attuale della nostra regione è piuttosto bruttina, perché ci sono tanti problemi da affrontare, cioè, soprattutto quella della sanità. Adesso all'ultimo momento vedete che fanno un cambio, ben venga, ma si doveva fare prima, si devono trovare soluzioni alternative alla situazione drammatica delle liste d'attesa. Ci sono sicuramente strumenti da mettere in campo per cercare di risolvere questi problemi. Poi c'è il problema dei giovani che vanno all'estero a lavorare perché qui non hanno possibilità di lavoro. C'è il problema di affrontare la situazione ambientale, della nostra valorizzazione del nostro territorio. Qui in questi 5 anni non abbiamo visto iniziare un nuovo lavoro. Si parlava del recupero con il master plan del vecchio manicomio che D'Alfonso ha fatto finanziare, invece di portare avanti, diciamo, la progettazione e tutto il resto, hanno tolto quelle risorse, sono state destinate altre cose. Quindi quello che possiamo ricordare è che vedo a volte delle situazioni di mettere in bilancio 16 milioni di associazioni culturali, sicuramente alcune meritevoli, ma una buona parte, diciamo, esistenti forse probabilmente sulla carta senza una progettazione, senza nulla, dimenticandosi del grave problema che c'è da affrontare, che è quello della sanità, che sta portando drammaticamente alla preoccupazione di tanti cittadini che già hanno difficoltà alla fine del mese a pagare le utenze, che purtroppo si sono raddoppiate.